fischio di Merchiori, parte Krišetić, il pareggio del Crotone, il primo gol in campionato del centrocampista scuola Inter, 1-1. Cercare appunto queste situazioni, l'Italia l'ha sfruttata molto bene. Krišetić, la battuta, il vantaggio dell'Italia, comincia benissimo la nuova era, quella di Gigi Di Biagio con il gol. Scappi striscia. Parte Krišetić, 2-1, segna l'Italia, doppietta sul calcio di rigore di Krišetić e Slovacchia con un uomo in meno. Con le mani sarà campo Varela, José Mauri, Chera, Nocerino e Gobbi a sinistra, Gizzale e Coda, i due attaccanti. Faiosa ritrova il pallone dopo l'intervento di Krišetić. Io non credo che sia solo tipo di giocatori importanti e ha accusato meno gol, ne hanno presi veramente troppo. Nocerino, Gezzalla, ferma Krišetić, De Sena, Mauri aggressivo, rientra dopo la squalifica dall'altra, subito l'azione del Bari con le difendi, la provocazione dei tempi, ma per il ritorno, troppo lungo, la distanza per la crisi del Bari. Attenzione, superiorità numerica 4 contro 3 del Crotone, l'apertura laterale per questa opportunità, palla dentro per Ciano che si fa murare da Cordaz da un passo, poi Maiello, Del Prete, dentro ancora il pallone, un paio di deviazioni sporche, Krišetić, palla deviata, gol 2-0 Crotone. No, Candido che prova con le cattive a superare Beccaro che però gli è più importante di lui fisicamente. Attenzione adesso a Krišetić che alza la testa, Krišetić col sinistro! Krišetić!